Anche quest'anno la CS09 ha aderito al Mobiweek, ovvero il più grande evento sportivo per tutti. La società sportiva di Sant'Arcangelo ha organizzato per l'occasione tre partite da 20 minuti l'una, mettendo a confronto i più piccoli del settore giovanile contro le proprie mamme e le sorelle. Una sfida molto particolare, dopo quella organizzata una settimana fa, che ha visto sfidare i ragazzi dei giovanissimi e degli allievi contro i padri. La partita in questione, tra l'altro, ha avuto una doppia valenza, dato che è stato organizzato per sostenere l'AIL. Siamo praticamente giunti al termine della stagione sportiva, i campionati stanno terminando, ma la nostra associazione, la CS09, è sempre attiva per nuove iniziative a livello sociale e quindi ci ritroviamo qui stasera a svolgere questa bellissima manifestazione. Manifestazione organizzata in collaborazione con la WISP, l'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo e appunto la CS09. Questa sera ci ritroviamo qui al campetto di calcetto per delle partite tra i nostri tesserati più piccolini, gli esordienti e i pulcini che sfidano le mamme. Ecco, un'iniziativa innovativa, nuova e simpatica. Durante le settimane scorse abbiamo anche disputato delle gare di calcio a 11 presso il campo sportivo comunale, categoria giovanissimi allievi contro i genitori. Devo dire che queste iniziative che coinvolgono in prima persona i genitori, i familiari tutti dei ragazzi sono bellissime, sono particolari e ci rendono felici. Ci rendono felici perché vediamo condividere il tempo, lo sport di intere famiglie. Ecco, quindi l'intera famiglia si ritrova al campo sportivo a condividere dei momenti di svago, ecco. Alla giornata non poteva mancare certamente Salvatore Di Noia. Una serata di grande sport qui a Sant'Arcangelo, grazie con gli amici della CS. Io questa sera mi trovo qui come un ex dirigente della CS dal 1º maggio con delega ufficiale allo sport per il comune di Sant'Arcangelo. Questa è la seconda edizione della Mowic. Già l'anno scorso io in qualità di ripeto, dirigente e anche fondatore della CS, ne abbiamo organizzato con un altro intitolato, se non ricordo male, Buchiamo con la rete, che ha avuto anche un grande successo con anche quello. Come sappiamo, l'ISCA, che è un'associazione internazionale cultura e sport, ha un obiettivo importante, quello di aumentare del 20% il ruolo della popolazione attiva a livello europeo. E questi, diciamo, con piccoli eventi servono praticamente a quello. Come sappiamo, a livello Italia questi eventi sono gestiti dalla WISP, dalla Unione Italiana Sport per Tutti, e sono contento che la CS09 anche quest'anno si è organizzata per partecipare a questa Movic. Spero, in qualità ripeto, di delegato allo sport del Comune di Sant'Arcangelo, che anche con le altre associazioni, ovviamente non soltanto quelle di calcio, ma anche penso a quelle di danza, che ce ne sono, e anche ad altre che sono presenti a Sant'Arcangelo e anche nei paesi limitrofi, sposino, ecco, questo progetto. Quindi ripeto, sono davvero contento che per il secondo anno consecutivo la CS09 è riuscito a organizzare questo bellissimo evento. Allora, nome Walter Pandolfo, sì. giusto? Romina Villalilla. Ruolo? Alla destra. Mamma invece? Portiere. Quanti gol abbiamo fatto a mamma questa sera? Quattro. Lo facciamo mangiare a casa? No, digiuno. Digiuno. Alla fine avete vinto voi. Avete meritato? Sì. Con te ha giocato anche tuo fratello questa sera? No.
quindi no. Ma chi è più bravo? So che tuo fratello gioca comunque nella CS. Mio fratello. Tuo fratello è più brava. La mamma cosa dice? Tutti e due bravi. Il più impegnato invece è sicuramente stato lui, il mister Vincenzo Stipo. Siamo giunti anche al termine di questa seconda stagione, no? Come squadra calcio della CS09. Devo dire che quest'anno è stato ancora più bello, se vogliamo, perché nel primo anno abbiamo fatto un po' la prima esperienza e siamo cresciuti tutti, sia noi come società e sia i ragazzi che hanno partecipato al primo anno. Quest'anno abbiamo avuto un gruppo fortissimo, diciamo l'anno più forte come numero, il 2005, che hanno fatto un doppio campionato, hanno giocato sia con i Pulcini sia con gli Esordienti. Poi devo ringraziarli tutti, le mamme che hanno partecipato a questo evento stasera, i padri, tutte le famiglie che sono state sempre presenti, hanno dato una grossa mano alla creazione di questo gruppo che spero che si affermi ancora maggiormente nei prossimi campionati.